sono dei numeri incredibili. Allo stesso modo è stato incredibile che è quel risultato del fatturato dell'Andrangheta valutato annualmente tra i 44 e i 48 miliardi di euro. Un risultato smentito per gli altri da Pino Arlacchi, ma smentito specialmente da un'indagine dell'Istituto del Salvatore di Milano, della Bocconi, che hanno ridotto di circa un tredicesimo questi numeri. E questo ci fa riflettere. Anche nell'inaugurazione. Tante fece notare questa incongruenza, questo possibile errore, lo spostamento di una virgola dal 2,7%, secondo me credibile, al 27%, ma gli fu ribadito dallo stesso alto magistrato che in realtà la percentuale in provincia di Reggio, di Milano, che li portano a 3,49, tra l'altro uno dei quali attribuito alla prostituzione, che storicamente non appartiene alla 'Ndrangheta, per cui siamo, ma teoricamente il 27% di noi dovrebbe essere organico alla 'Ndrangheta, non simpatizzante o che ha il parente o che ha una minima attinenza, organico alla 'Ndrangheta. E questi sono dati incredibili. Quando poi sono andato a chiedermi perché questo possa succedere, a chi convenga, a cui protest, questo ho capito. È sempre un fatto di carriera, di anti-'Ndrangheta si campa e si fa carriera, perché un fatto è lottare contro un esercito che ha in sé il 27% della popolazione e che produce un fatturato annuo di 48 miliardi, un altro fatto è lottare contro un esercito più striminzito e arriveremmo al 2,7% e a 2 miliardi e mezzo di euro. Non è la sua padre. E la madre gli dice alla congregazione, e allora Corrado Alvaro si tranquillizza, ed è la congregazione, era chiaramente la riunione dell'onorata società, che in certi tempi era forse considerata per la metà certamente sbagliata, ma specialmente per questo.